Previsione, censimento delle aree percorse dal rogo e lotta attiva all'incendio boschivo. Per uscire da un'eventuale emergenza è necessario essere pronti, ma l'azione deve avvenire in maniera coordinata a livello regionale. Per questo l'obiettivo primario è la formazione delle varie componenti della protezione civile e l'ultimo appuntamento si è svolto nel fine settimana al CODMA di Rosciano. Circa 800 volontari. Ai quali credo che debba andare il mio ringraziamento personale, quello della Regione Marche, ma credo dell'intera comunità regionale, perché sono volontari che si stanno specializzando e sono specializzati ed intervengono durante gli incendi boschivi. La componente fondamentale di Vigili del Fuoco con la quale collaboriamo e abbiamo una convenzione legata alle direzioni delle operazioni di spegnimento, loro sono i professionisti dell'intervento, da loro prendiamo il know-how, non a caso sono qua a fare formazione con i nostri mezzi. Fondamentale, prosegue il dirigente, è pianificare l'intervento ma anche le telecomunicazioni che devono essere coordinate alla perfezione. Durante il corso antincendio era presente Andrea Biancani, è stata l'occasione, ha precisato il consigliere regionale, per ringraziare i tanti volontari che in queste settimane sono stati in prima linea per aiutare la popolazione e il personale sanitario. Oggi ci sono tutti i volontari della provincia di Pesaro-Urbino che sono abilitati allo spegnimento degli incendi boschivi e sono qui per un refresh in pratica con tutti i mezzi, arriverà anche l'elicottero per lo spegnimento dell'incendio, appiccheremo un incendio con i moduli antincendio, vedranno come fare e soprattutto stamattina c'è stato il medico dell'IRCA che ha detto loro come comportarsi anche visto in pratica il Covid. Sono tanti e la stagione in pratica estiva è alle porte, quindi si preparano per intervenire bene subito naturalmente. Il volontariato è sempre in ausilio e in aiuto le forze dell'ordine con i vigili del fuoco o la forestale. Anche i volontari del CB Club Mattei sono presenti? Sì, i volontari del CB Club Mattei non fanno antincendio, noi non facciamo né sanitario né antincendio, ma diamo il supporto, l'area CODMA si presta per la formazione, noi oggi cuciniamo per loro e in pratica ci mettiamo a disposizione di chi in pratica è addetto all'antincendio.